Buonasera telespettatori di Le Fonti TV e bentrovati a un nuovo appuntamento di Agora Fiscale. Oggi, come potete leggere già dal titolo in sovraimpressione, parleremo di norme fiscali agevolative. Attenzione, ma non è soltanto questo che affronteremo, ma anche un po' quella che è stata la risposta da parte di alcuni paesi esteri proprio di fronte a queste agevolazioni concesse dall'Italia, che tra l'altro sono anche in via di modifica. Bene, non ne parlerò da sola, do il benvenuto ai miei ospiti che sono due associati di AFI, Associazione Fiscalisti d'Impresa, Silvia Sardi e Alessandro Samari. Benvenuti. Grazie, grazie. Buonasera a tutti. Buonasera. Buonasera a entrambi, entrerei immediatamente nel vivo della tavola, in particolar modo parlando proprio di una di quelle norme agevolative fiscali che devo dire ha riscosso molto successo in Italia, dati alla mano. E partirei con te, Silvia. Parliamo del Patent Box, che recentemente, appunto, come accennavo inizio trasmissione, ha subito anche delle modifiche, insomma, significative. Quali sono le novità in materia? Grazie Maria, buonasera a tutti. Allora, in effetti alla fine del 2021 c'è stato un cambiamento significativo della normativa sul Patent Box, un cambiamento che tra l'altro è stato improvviso, non si aveva sentore di questo cambiamento e ha completamente stravolto la previgente disciplina sul Patent Box. Disciplina che era già in vigore a partire dal 2015 ed ha rappresentato la maggiore agevolazione che hanno avuto le imprese in Italia, ovvero quella di detassare e quindi tassare con un'aliquota pari al 50%, quindi il 14% e non il 28%, i redditi realizzati derivanti da sfruttamento di intangibili, quindi brevetti, software, disegni, modelli, e know-how. Questa è stata un'agevolazione importantissima, le società ne hanno beneficiato a partire dal 2015. La norma non è una norma fatta in Italia, creata, ma è una norma sostanzialmente comune a moltissimi paesi comunitari, almeno più di 12, è in linea anche con le best practice a livello internazionale in sede di OCSE ed è finalizzata a incentivare gli investimenti in R&D da una parte, che sappiamo tutti essere il motore della crescita economica futura che ci aspettiamo. D'altra parte, un'altra finalità era quella di disincentivare la fuoriuscita dall'Italia di quelli che sono gli IP italiani, e quindi incentivare le aziende italiane a continuare ad investire in Italia in R&D principalmente. La norma ha avuto un grandissimo successo, si contano più di 1.800 società italiane che ne hanno beneficiato, si ritiene che ha avuto anche un vantaggio in termini di aumento dei brevetti, circa l'11% dei brevetti in più, e quindi è stato un grande successo. Quindi a fine 2021, quando la norma è stata modificata, è stata una sorpresa per tutti quanti. Forse la norma ha avuto addirittura troppo successo e quindi c'è stata anche una perdita significativa di gettito da parte dell'erario italiano. E forse anche a livello internazionale ha suscitato un po' qualche invidia, qualche perplessità da parte anche di qualche altro stato comunitario. Ecco, questo che dicevi è estremamente interessante perché in effetti le reazioni non sono tardate ad arrivare, in particolar modo oggi vorrei parlare di quella tedesca. Alessandro, cosa è successo in Germania? Come ha risposto di fronte a questo successo della normativa italiana? Sì, la Germania ha introdotto nel 2018 una norma relativa alla deducibilità delle royalties che nel paese del soggetto che riceve questi proventi sono soggette a regimi elusivi. Successivamente nel 2020 l'amministrazione fiscale tedesca ha emesso una circolare che identifica il nostro patent box proprio come un regime elusivo.
questa posizione alla luce di alcuni principi OCSE molto recenti, alla luce dell'azione numero 5 del cosiddetto pacchetto BEPS. Questo chiaramente ha un potenziale effetto estremamente disruptive, cioè impedirebbe ad una, ad esempio, consociata tedesca che paghi delle royalties alla propria casa madre italiana di dedurre queste royalties, quando invece l'OCSE ha chiarito in maniera inequivocabile che il patent box italiano è in linea con i principi OCSE. Se vogliamo essere precisi, ad eccezione del regime patent box che riguarda i marchi, però come sappiamo le istanze di patent box italiane che riguardano marchi da un punto di vista temporale sono molto limitate, riguardano quelle istanze che sono state depositate dal luglio del 2016 alla fine del medesimo anno. Quindi questo è un esempio concreto di una norma di un paese dell'Unione Europea che mette fortemente a rischio, addirittura rischia di neutralizzare, un beneficio molto importante per le imprese italiane come il patent box. Ecco Alessandro, d'altra parte diciamoci, la Germania è stata aggressiva da un punto di vista normativo anche in altre situazioni. Vuoi accennarci in particolar modo in quali casi da un punto di vista fiscale si è vista una Germania come dire, un po' ostile? Sì, nel corso del 2020 c'è stato un altro episodio piuttosto ostile e piuttosto singolare preso dalla Germania. Cioè la Germania ha emesso una circolare che prevede che il pagamento di royalties da un soggetto non residente in Germania ad un altro soggetto anch'esso non residente in Germania, ma che sia relativo ad un bene immateriale, un brevetto, un bene intangibile, registrato anche in Germania, dia diritto alla Germania di operare delle ritenute su questi flussi di reddito. Nonostante i trattati internazionali dannosi paesi sulla base del modello non prevedano potestà impositiva in questi casi, non prevedano il diritto di tassare in questi casi, e questo nel corso degli ultimi 2 anni ha destato grande preoccupazione e grande interesse delle imprese che hanno marchi registrati in Germania. Ci sono dei settori più colpiti di altri, Alessandro? Ma io direi di no, direi che sono colpiti sfortunatamente tutti i settori e tutte le imprese, tutti i gruppi multinazionali che investono in ricerca e sviluppo, che brevettano e quindi che proteggono i propri beni immateriali e che lo fanno non solo localmente in Italia, ma in maniera lungimirante lo fanno anche nel resto del mondo, in Europa e quindi anche in Germania. Per questo è anche una ma particolarmente odiosa quella tedesca, perché va a colpire delle pratiche che in realtà sono virtuose per l'impresa. Ecco, Alessandro accennava ai settori penalizzati dalle normative tedesche, in particolar modo appunto dalla più recente, da quest'ultima del 2020, ma anche il nuovo patent box targato 2021 penalizzano un poco. Silvia, cosa dobbiamo aspettarci dalle nuove normative previste? Sì, esatto. Tutti sono stati molto sorpresi dal fatto di avere una nuova agevolazione che si chiamerà adesso nuovo patent box, ma che in effetti sarà sostanzialmente, anzi completamente diverso dal precedente patent box.
Abbiamo visto prima che il precedente patent box andava a individuare una quota dell'utile realizzato dalla società e l'ondava, che è relativa alla quota che è generata dagli intangible, con un calcolo che non sempre è semplice fare e può essere anche concordato con l'Agenzia delle Entrate. Adesso si passa ad una metodologia completamente diversa, si passa ad agevolare una quota, il 110%, una deduzione ulteriore del 110% dei costi sostenuti per la realizzazione di determinati intangible. Quindi, che cosa vuol dire? Che a fronte di ogni 100 euro di spesa qualificata, quindi per realizzare determinati intangible, si potrà dedurre il 210% del costo che si è sostenuto. Quindi l'agevolazione sembra di per sé molto incentivante, ma se paragonata alla precedente agevolazione, che invece non faceva riferimento ai costi sostenuti, ma faceva riferimento invece all'utile realizzato, ci si aspetta che ci sia una sostanziale riduzione del beneficio per le aziende. In secondo luogo c'è un tema molto importante che è stato poi modificato anche nel corso dell'iter di approvazione della norma, che riguarda quali intangible, quali beni immateriali è possibile agevolare. I beni agevolabili, quindi i costi sostenuti per la realizzazione di questi beni, saranno agevolati. Questi beni sono sostanzialmente i brevetti, i software, i disegni modelli, quindi i classici beni che sono registrati. Mancano all'appello i marchi, che inizialmente la norma li prevedeva e poi sono stati eliminati, e quindi i marchi non beneficiano di nessuna agevolazione, come tra l'altro anche attualmente nel vecchio patent box. Ma ci si aspettava, visto la riduzione del beneficio, un ampliamento dei beni che non c'è stato. E soprattutto c'è una grande esclusa dal beneficio, che è il know-how tecnologico. Il know-how tecnologico poteva beneficiare del vecchio patent box e quindi dava diritto all'agevolazione. Nel nuovo patent box il know-how non è più agevolabile. Questo per moltissime imprese italiane è una penalizzazione enorme. Perché tutti sanno che molte aziende preferiscono non brevettare le proprie, diciamo, invenzioni, il proprio, know-how produttivo, ma non brevettarlo non perché mancano i requisiti, ma perché ci si sente più tutelati in assenza del brevetto, che dopo un certo periodo scade. Quindi, l'assenza del know-how, lascia molto perplessi. E addirittura è lo stesso legislatore che ha stimato che solo il 10% dei soggetti che prima beneficiavano del patent box adesso potranno beneficiare del nuovo patent box, perché una grande parte sarà esclusa escludendo il know-how. Questo è uno dei temi più controversi, ci sono state moltissime polemiche. C'è chi auspica una modifica normativa, di cui però non se ne sente in questo momento parlare, e quindi in questo momento dobbiamo accontentarci di un'agevolazione che è molto limitata per tipologia di intangible e per, diciamo, la quota che va a agevolare, che sono solo esclusivamente i costi sostenuti per la creazione di questo intangible. Ecco Silvia, quindi quali sono state le reazioni delle imprese italiane rispetto all'abbandono del vecchio patent box? Immagino come minimo stupore proprio per quell'efficacia e quel riscontro di cui abbiamo parlato a inizio puntata, ma terminato lo stupore? Esatto, quindi prima abbiamo preso atto che non era uno scherzo, era una vera e propria modifica normativa. E dopodiché sono incominciati, diciamo, la norma è stata scritta molto velocemente, ci sono stati molti temi che sono stati in parte risolti, soprattutto in relazione alla transizione dal vecchio patent box al nuovo patent box. Il vecchio patent box prevedeva un'opzione che era quinquennale. Il nuovo patent box prevede che non si può più fare nuove opzioni per il nuovo, non si possono fare più nuove opzioni a partire dal 2021.
c'era una sorta di sovrapposizione dei regimi che era relativa al periodo, diciamo, precedente che non era ancora terminato nel 2021, e ci sono ancora forti, molti dubbi sulla compatibilità e sulla coesistenza del vecchio patent box e del nuovo patent box, temi che dovranno essere ancora chiariti. Come abbiamo detto, ci sono state queste critiche molto forti in materia del know-how e un altro tema che è molto dibattuto attualmente e ci si auspica che verrà ancora ripensato e oggetto di modifiche, deriva dal fatto che la nuova agevolazione spetterà nel momento in cui i costi sostenuti per realizzare l'intangible. L'intangible sarà, diciamo, tutelato giuridicamente, quindi quando otterrò il brevetto, quando avrò registrato il mio modello e disegni e così via. Questo crea ulteriori perplessità perché di fatto in Italia per l'ottenimento di un brevetto decorrono circa 5 anni. Si è stimato mediamente 5 anni da quando si è fatto il deposito per la richiesta. Quindi questo vuol dire che sarà un'agevolazione che sarà, diciamo, anche in un periodo successivo di gran lunga lontano da quando sostenuto i costi. La norma che cosa prevede a questo proposito? Prevede che nel momento in cui otterrò il brevetto, io potrò agevolare i costi sostenuti negli 8 anni precedenti. Quindi devo andare 8 anni precedenti e fare la valutazione dei costi sostenuti. Considerando però che ci vogliono 5 anni per ottenere il brevetto, si vede che questa norma apparentemente molto favorevole, che considera 8 anni, in realtà non è così positiva e può anche limitare l'agevolazione di costi sostenuti quando la ricerca e lo studio per realizzare un brevetto è più lungo. Vorrei rivolgere una domanda a entrambi. Alla luce di quanto ci siamo detti, ritenete quindi plausibile un ripensamento normativo e un ritorno al vecchio regime? Parto da te, Silvia. Del ripensamento adesso non c'è traccia, è richiesto da molti, è ragionevole e consideriamo che noi siamo gli unici a livello europeo che stiamo abbandonando una norma che è un po' una practice che è, diciamo, stata regolamentata anche a livello internazionale, una best practice, e stiamo deviando, ha avuto successo, ha agevolato gli investimenti e stiamo, diciamo, andando verso un altro sistema che è anche comune a livello internazionale, ma non è in questo momento quello che è veramente il motore degli investimenti e che, diciamo, guida le scelte delle aziende. In più, in un contesto, se posso aggiungere, in cui stiamo tutti pensando come spendere i soldi del PNRR che dovrebbe incentivare le aziende italiane. E abbiamo approvato una norma che sembra andare invece in una direzione opposta. Ecco Alessandro, con te parlavamo proprio di una Germania che difende e tiene ben stretti quelli che sono i suoi vantaggi competitivi, di contro sembra un'Italia che invece sta un po' frenando, se non tornando indietro. Qual è il tuo pensiero a riguardo? Ma io credo che sia, allora, anzitutto concordo pienamente con la collega e auspico che ci sia una retromarcia su questo nuovo patent box. Per essere pragmatico, ritengo poco probabile che si ritorni ad un impianto del beneficio patent box come era quello precedente, ma quello che auspico fortemente e che mi auguro sia accada, insomma, il più breve tempo possibile, sia un affinamento del nuovo regime ai fini, anzitutto, di renderlo applicabile dalle imprese, ma allineato anche a quelle che sono le logiche industriali, perché a mio parere chi ha scritto questa norma non conosce tanto bene quelle che sono le logiche industriali italiane, ma non solo italiane, che toccano la materia dei beni immateriali.
Ecco Alessandro, tu parlavi di logiche italiane non solo, e vorrei chiudere questa puntata con te proprio sempre con uno sguardo internazionale. Ci siamo concentrati sull'Europa, in particolar modo sulla Germania, ancora più concentrati sul patent box, ma in realtà poi le norme agevolative fiscali italiane non riguardano soltanto il patent box, e non ci sono soltanto i paesi europei che sembrano un po' metterci il bastone tra le ruote, in particolar modo gli Stati Uniti. Insomma, ci hanno messo un bel carico. Parliamo e cerchiamo un po' di inquadrare quello che appunto è la risposta un po' a livello internazionale sul fronte ACE. Sì, l'ACE, che è l'acronimo di Aiuto alla Crescita Economica, è un'altra misura agevolativa fiscale, che il nostro ordinamento, che l'ordinamento italiano offre. L'ordinamento statunitense ha recentemente introdotto una norma anti-hybrid, quindi che tende ad evitare hybrid mismatches fra giurisdizioni, che purtroppo va a colpire la nostra ACE. Che cosa accade più nel dettaglio? Che cosa accade praticamente? Accade che imprese statunitensi che pagano royalties a loro case madri italiane che beneficiano dell'ACE, sono costrette a non dedurre il costo di queste royalties nella misura del beneficio ACE sfruttato in Italia. È veramente un cortocircuito questo, perché l'ACE non è in alcun modo un ibrido, non crea un hybrid mismatch. Ora quello che resta ai contribuenti, alle società italiane che restano incise da questo problema è trovare delle soluzioni che potrebbero essere delle procedure internazionali come dei new anni di interlocuzione Alessandro, fra le perdonami, autorità ti fiscali. abbiamo perso proprio quando parlavi delle possibili soluzioni. Abbiamo perso un attimo il collegamento, c'è stato un problema. Potresti ripetere quindi quali soluzioni? Certamente, potenziali soluzioni sono procedure amichevoli fra stati, fra le autorità fiscali che chiariscano questa tematica, come ad esempio le cosiddette MAP, le Mutual Agreement Procedures, offerte dai trattati internazionali. Tuttavia, queste procedure non ci dobbiamo nascondere che durano anni e quindi le imprese e i gruppi di imprese che si trovano incise da questa problematica, poi molto probabilmente dovranno aspettare anni prima di arrivare ad una soluzione condivisa dalle due autorità fiscali coinvolte. Certamente, d'altronde non possiamo neanche, insomma, non ricordare che a livello internazionale l'attuale situazione chiaramente pone una serie di ostacoli, non ci si può dimenticare della contingenza poi anche politica che stiamo vivendo e che rende una macchina già complessa ancora più complessa, immagino, da far funzionare e muovere nel modo corretto. Concordo, sì, senz'altro. Bene, io allora ringrazio Silvia Sardi e Alessandro Samari, Tax Director associati all'Associazione Fiscalisti d'Impresa, che ci accompagna alla scoperta di quelle che sono le novità e anche i temi più salienti nel dibattito da un punto di vista di cogenza e attualità fiscale. Grazie Silvia, grazie Alessandro. Grazie Grazie a voi. a te, buonasera a tutti. E un grazie naturalmente a tutti i telespettatori di Le Fonti TV per averci seguito in questo nuovo appuntamento. Le trasmissioni di Le Fonti TV continuano domani con la nostra diretta dai mercati alle 9. Buona serata.